città di 60.000 abitanti con intorno a 25 milioni di persone che premono. Questa città è sia Venezia con la metropoli turistica che ha 25 milioni di turisti annui che la attraversano ed è sia Dashilar con i 25 milioni di abitanti di Pechino che hanno vissuto e che ricercano quel grado di autenticità della città che esiste ancora in questi luoghi. Così come gran parte della città di Pechino è stata di fatto cancellata dai nuovi interventi, gli Yutong e i luoghi come Dashilar resistono. Across Chinese Cities è un evento collaterale della Biennale promosso dalla Beijing Design Week. La Beijing Design Week è un grande evento che si occupa di design in senso lato e si svolge a Pechino. Across Chinese Cities, Beijing, è un approfondimento sullo sviluppo urbanistico della città di Pechino che però prende come case study il quartiere storico di Dashilar, il distretto più vecchio della città, che quindi viene presentato all'interno di questa mostra in una sorta di dialogo con le macro trasformazioni della città intera. Abbiamo immaginato un'installazione centrale, Across City Section, che sviluppa il rapporto tra questo quartiere di Dashilar e le trasformazioni del resto della città. Le sezioni hanno una dimensione spaziale ma anche una dimensione temporale, quindi in qualche modo cercano di mettere insieme, di unire due dimensioni che difficilmente vengono raccontate in maniera sincrona all'interno di un unico spazio. Sono attraversabili e il percorso conduce il visitatore attraverso quattro soglie temporali, che sono le quattro soglie temporali che abbiamo utilizzato per guardare alle trasformazioni di Pechino. Percorrendo queste sezioni poi veniamo invece immersi nei lati della mostra che raccolgono le decine di progetti sviluppati da Beijing Design Week in questi anni nel quartiere di Dashilar. Progetti che sono stati sviluppati da architetti, designer, artisti, creativi di tutto il mondo, cinesi e non, per la rivitalizzazione di questa zona, non soltanto in senso urbanistico ed architettonico, ma anche diciamo sociale e culturale. L'aspetto cardine è quello di individuare il progetto di Dashilar come una potenzialità dal punto di vista dell'esperienza di collaborazione e di definizione delle scale degli interventi che sono tutte di piccole dimensioni e dall'altra parte invece inserirle all'interno di un racconto invece di una dinamica di trasformazione di una città di 25 milioni di abitanti come Pechino, partendo dall'anno di fondazione di Dashilar fino ad arrivare ai giorni nostri. Il 14 di Venezia 建筑艺术双年展的主题是吻合的。